poco, l'anima, non davanti. Sì, ma qua va bene, giusto che stia. Il Silvio Berlusconi sta per lasciare il Palazzo Giustizia di Milano, c'è l'onorevole Mantovani che gli si avvicina, si aprono le porte, il presidente scende un attimo, saluta con la mano, vediamo se si avvicina ai giornalisti, si avvicina ai suoi supporter. Sono pochissimi questa giornata, sono una ventina. Presidente, di cade la trascena, cade la trascena! Presidente, presidente! Suoi sostenitori! C'è qualcuno che lo insulta? Attenzione, con un manifesto delle Brigate Rosse si è avvicinato un ragazzo, adesso viene portato via. Presidente, presidente, presidente. Volevo sentirlo un attimo, hai urlato contro qualcosa? Sì, che mi fa schifo, un'esternazione del mio sentimento personale. E adesso cosa è successo? No, la gente mi sta identificando, però non hai identificato i sostenitori di Berlusconi che mi hanno tirato un pugno in testa e mi hanno tirato via. Perché sono dei violenti, loro sono gli unici che possono stare qua a manifestare il proprio sostegno. Però tu hai insultato comunque, gli hai urlato delle cose. Io ho detto che mi fa schifo, sì, perché mi fa schifo, perché ci sta rubando il futuro, sta rubando questo paese, non ne possiamo più. Siamo esasperati, non ne possiamo veramente più. Ho visto fare la stessa cosa da un altro ragazzo che ha esposto il manifesto, quello famoso delle Brigate Rosse, dentro il Tribunale di Milano. Non siete insieme? No, io non c'entro niente. Io sono candidato con Sinistra Ecologia e Libertà qua a Milano al Consiglio Comunale. Ah, okay. Quindi Berlusconi si è avvicinato alla sua gente e ha salutato, praticamente non ha parlato con la stampa, ha detto qualcosa alla sua gente. Quindi per ben due volte Berlusconi quest'oggi, diciamo, si è concesso prima ai giornalisti all'ingresso e successivamente alle sue persone poi alla fine dell'udienza preliminare del processo Media Trade.